Con noi il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, che è un po' il diretto interessato di questo progetto di ripascimento della costa di Casalbordino con la sabbia da prelevare nella cava di Punta Penna. Qual è la sua posizione? La mia posizione è stata sempre chiara e netta. Io sono contrario affinché si facciano degli sfregi alla natura. Io l'ho detto in modo chiaro nella conferenza di servizi dello scorso dicembre presso la regione. Ho detto che prelevare sabbia presso la riserva di Punta Terci è semplicemente uno sfregio alla natura, se ne pagheranno le conseguenze. Ne sono convinto di questo. I ripascimenti già effettuati negli anni passati nel mio litoraneo non sono serviti a nulla, è sotto gli occhi di tutti come la spiaggia non esiste più e che quindi quel ripascimento non solo ha rovinato la qualità della sabbia, ma addirittura non è servito a nulla. Questi soldi potevano benissimo essere spesi per rimpinguare i frangiflutti, per risistemare dei pennelli che meglio avrebbero tutelato la costa e che addirittura qui c'è l'assurdo che la regione Abruzzo, attraverso il suo elaborato scientifico, dice che praticamente la sabbia di Casalbordino non ha fatto altro che andare verso la cava di Punta Terci e che adesso chiaramente la riprendiamo per mettere su Casalbordino. Quindi io dovrei essere l'uomo più felice del mondo per questo. Ma la cosa che è più grave in questa situazione è che Casalbordino è stata prevista addirittura in questo ripascimento come ultima spiaggia, è proprio il caso di dire l'ultima spiaggia, perché nel cronoprogramma è previsto che Casalbordino venga ripasciuto il 20 di giugno, cioè l'ultimo comune ad essere ripasciuto. È di una gravità inaudita vedere sabbia del nostro litoraneo, che loro dicono accumulata a Punta Terci, per andare su altre destinazioni, per andare su altri fondali, perché evidentemente quella sabbia, che è la sabbia migliore, perché è prevista in una zona non molto a largo e quindi a pochi metri, 700 metri dalla riva, che invece qualcuno dice così senza avere nessun supporto di tipo tecnico e di modifica della progettualità, dice di andarla a prendere a largo, a 1,5 km, eccetera. Non vedo come si possa in questo momento cambiare un programma, un progetto già in corso. Ed è veramente, c'è queste dichiarazioni che vengono rese così spontanee senza nessun supporto. Io sono sempre fermamente convinto che la regione deve fare per la nostra costa, ma lo deve fare in modo adeguato, senza rovinare le nostre bellezze naturali, le nostre fasce dunali, che sono veramente molto belle, ma che devono essere chiaramente risistemate in modo tale che molte persone possano usufruire di queste bellezze e noi amministratori avere, attraverso gli interventi corretti fatti dalla Regione Abruzzo, avere la possibilità di pubblicizzare il nostro territorio per creare nuova occupazione dal turismo.